Le fonti Instant Focus, un altro approfondimento e leggete subito cosa c'è scritto in sovraimpressione. Covid e nuove regole sono davvero efficaci. E guardate, chiedo alla regia di mostrare anche il secondo titolo, poi torniamo sul primo per mostrare i due punti che analizzeremo in questo spazio. Covid e dati, cioè i dati che ascoltiamo tutti i giorni e che ascoltiamo ormai da 2 anni. Davvero abbiamo sempre sbagliato? Una domanda un po' provocatoria, poi vi spiegherò di cosa si tratta. Cercando di essere più statistici possibile. Per farlo ho chiamato Daniele Comero, presidente dell'Istituto Studi Politici. Daniele, ben trovato sulle fonti TV. Bene, buongiorno a tutti. Allora, dimmi solo, poi ci torniamo perché poi devo cambiare il titolo. È possibile che abbiamo sempre sbagliato a dare i dati sul Covid? No, sbagliato no, però siccome quando c'è questa marea di dati, c'è il rischio di prendere il pesce sbagliato, insomma. I pesci sono tanti e bisogna prendere quello giusto per capire come sta andando la faccenda. Invece spesso la pesca è andata in modo sbagliato, diciamo così. Allora, cercheremo di indirizzare un po' meglio il discorso. Torniamo anche al primo titolo, così ti chiedo subito un flash di risposta anche su questo. Covid e nuove regole sono davvero efficaci secondo te in questo momento? Poi naturalmente andiamo nel merito, Daniele. Adesso è proprio un flash per introdurre il discorso. Ma dai dati che gli ultimi che sono usciti sembrerebbe tutto da rifare, insomma, questo è il problema grosso. Ecco, su questo Cioè, sei più tranchant. al di là dell'essere pro o contro, che oramai mi sembra che sia una cosa da superare, insomma, bisogna prendere atto di com'è la situazione oggi, che non è essere pro o contro. Dopo vediamo i dati. Ok, no, appunto, infatti, perché poi l'ho detto in apertura, con Daniele, che è assolutamente uno studioso, è un analista politico, è uno statistico, andiamo a vedere proprio i dati, cioè non è che ci mettiamo a disquisire come ci pare, stando a ciò che pensiamo, sogniamo, ci immaginiamo. Non è che gli altri facciano così, però a volte effettivamente si sente un po' di tutto, invece noi ci basiamo su dei dati reali che ha portato appunto Daniele. Allora, io direi di partire proprio da questa prima slide, se sei d'accordo, che tu hai Ecco, io titolato. non Sì. riesco a vedervi però dal mio. Allora, adesso dovresti vederlo forse adesso. Il treno dei de vabbè, comunque, insomma, adesso non so se ti può aiutare. Il treno dei decreti legge in Parlamento. Noi, Sì. ecco, la puntata scorsa con te abbiamo proprio parlato di questi decreti legge che si susseguivano e che però non, probabilmente non chiarivano bene le cose. Per questo l'hai chiamato il treno dei decreti legge perché è un continuo, cioè continuano ad arrivare nuove regole, nuove norme che però mettono confusione. Continuano ad arrivare provvedimenti di urgenza, ognuno aggiunge pezzi che sono sostanzialmente restrittivi della libertà individuale, che indicano che cosa fare e cosa non fare, in più con dei trattamenti sanitari che stanno diventando obbligatori. L'ultimo, il decreto legge, quello che abbiamo visto la volta scorsa, emesso dal governo la vigilia dell'Epifania, pubblicato in Gazzetta il 7 gennaio, l'ultimo introduce praticamente l'obbligo per gli over 50 anni. Il punto è che sono quattro decreti che sono in coda, il 172 è quello di fine no novembre, che adesso è passato alla Camera ed è in fase di approvazione. Poi c'è il 221, quello prima di Natale, poi c'è il 229, quello prima di Capodanno, e poi c'è quello prima dell'Epifania. Cioè, meno Sì. male che le feste sono finite, Infatti altrimenti ci avrebbero un decreto per ogni regalato festa, un decreto per ogni festa, vabbè. per ogni vigilia della festa. Ok. Questo è sintomatico, Il fatto che alla vigilia delle feste vengono emessi dei decreti legge restrittivi delle libertà. Allora, l'ultimo. Quello, il numero uno del 2022, ci ha portato questa restrizione. Il punto è sostanzialmente, questa decisione è frutto di dati di rilevanze quantitative
che hanno portato il governo ad assumere questa decisione, che è una decisione evidentemente perché c'è un pericolo imminente molto grave, altrimenti non vai a fare un provvedimento d'urgenza alla vigilia dell'Epifania, insomma. Sì. Allora ci deve essere qualche evidenza, cioè dei dati, che testimoniano che c'è un pericolo imminente e molto grave. Il pericolo molto grave per noi in questa società è soprattutto la morte, insomma, Okay. perché è l'unico danno che è grave e irreparabile. Non si può fare nulla, per A carità. questo punto andiamo a vedere i dati della mortalità a livello nazionale, perché questo poi ci porta Sì, dentro il proprio. discorso che stai facendo tu. Sì, Sì. proprio un paio di giorni prima è uscito, il giorno prima è uscito il rapporto settimanale. In Italia abbiamo molti sistemi informativi, molti, veramente tanti, e anche ottimi, insomma. Uno di questi è il sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, che emette, perché abbiamo un sistema informatizzato delle anagrafe, e si vede subito se ci sono delle morti. E soprattutto se queste morti sono eccedenti rispetto a quello che si potrebbe aspettare per il periodo. Sì. E di solito si fa un paragone con la media degli ultimi 5 anni. Ecco. Comunque questo rapporto dice, e ve l'ho messo lì nella. L'ho proprio copiato pari pari, dice sintesi. Ultima settimana a cavallo tra il 29 dicembre e il 4 gennaio. Sintesi. Tra le città del nord la mortalità totale per tutte le classi di età, soprattutto loro guardano quelli anziani, perché non c'è niente tra i giovani, fortunatamente tra i giovani e le persone adulte, è stata in linea con l'atteso. Tra le città del centro-sud la mortalità totale, oltre 65, oltre gli 84, è in linea con l'atteso, mentre c'è qualche cosa nella classe di età oltre gli 85 anni che è superiore. Cioè, a quello che ci sono si aspettava. Dei morti in più nella classe oltre gli 85. Siamo a cavallo tra dicembre e gennaio, nel picco di solito è sempre così, ogni anno è così, e qualcosina c'è per questa classe di età, cioè niente di straordinario, insomma. Quindi vediamo che i dati non giustificano un provvedimento di questo tipo, probabilmente è basato su altre considerazioni, su altri dati. Okay. E quindi qua abbiamo dovuto aspettare la conferenza stampa, che è avvenuta qualche giorno, con molta calma, è avvenuta qualche giorno dopo, il 10 di gennaio, una conferenza stampa al pomeriggio a Palazzo Chigi, dove il presidente Draghi e il ministro della Salute hanno spiegato il perché. Ok, il 10 gennaio alle 18:30, esattamente, c'è stata questa conferenza stampa in cui sono state spiegate questi dati, Sì. fondamentalmente, no? Sì, ecco, io siccome non vi vedo cosa state proiettando voi, sto facendo vedere proprio quello che è emerso dalla conferenza stampa, ti ah, sto sì, seguendo, ecco, assolutamente, sì. Allora, vado anch'io un po' al buio. Allora, Non ti preoccupare, tu chiedi, io ti dico nel caso. La slide precedente avevo riportato Sì. il grafico del sistema Ecco qua. di sorveglianza, dove si vede che la mortalità, lì ci sono delle varie linee, insomma, c'è Sì. una linea tratteggiata che è la media, insomma, la media degli ultimi 5 anni, e poi c'è questa fascia che è una fascia, come dire, una fascia di rispetto, diciamo così. Vuol dire che se stai dentro quella fascia, è normale, insomma, viene ritenuto una variazione normale. Quindi vedete che le tre fasce per le varie classi di età, quelle pericolose, perché come abbiamo detto non ci sono segnalazioni per i bambini, per i giovani e per gli adulti in età lavorativa. I pericoli ci sono sostanzialmente per le persone anziane. Il provvedimento del governo riguarda le persone anziane e anche quelle che non si possono dire anziane. 50 anni oramai non si può dire che no, una sono persona anziana. ragazzine, le persone a 50 anni, su, 50 anni non scherziamo. Incominciano a 50, insomma, a fare qualcosa. No, insomma. No, adesso ci mancherebbe altro. Ecco, quindi fino a 50 non c'è niente di segnalazione. Questo non l'ho neanche messo perché è talmente. Sì, è proprio ovvio, irrisorio. Insomma. Ok. È irrisorio. C'è okay. qualcosina, vedete, nella. Mi sono tre, ma è tutto, diciamo, normale. Non c'è niente che giustifichi un provvedimento simile. Vediamo cosa dice il ministro. Allora, Draghi cosa ha detto? Draghi ha detto, ha fatto una frase molto pesante, insomma, ha detto.
Gran parte dei problemi che abbiamo dipendono dal fatto che ci sono dei non vaccinati. Sì, ha detto che il numero ancora elevato, non tanto di contagi, ma di sofferenza negli ospedali, perché poi i contagi abbiamo visto che in realtà rinteressano anche persone vaccinate, È dovuto a però quello, va bene. con delle conseguenze inferiori. Quindi Però il tema è i non vaccinati vanno a riempire gli ospedali e quindi creano sofferenza negli ospedali. Questo ha detto Draghi. Sì, ok. questa è l'ipotesi che hanno lasciato intendere. Sì. E poi ha subito passato la palla al ministro Speranza dicendo sarà lui che farà vedere i dati, perché del resto lui fa il presidente del Consiglio, non fa il ministro della Della salute. salute, Se il certo. ministro della salute gli fa vedere dei dati, lui è tenuto a crederci, insomma. Può mica star lì Vabbè, se no dovrebbe farlo lui, ma che senso ha? appunto, Certo, certo. appunto. Allora noi andiamo a vedere il ministro della salute che cosa gli ha fatto vedere a Draghi. Perché bisogna vedere che cosa gli ha fatto vedere a Draghi e cosa ha fatto vedere a noi. Allora, tu scrivi qui che i dati che ha esibito il ministro Speranza non sono proprio aggiornatissimi. Allora, questa è la conferenza stampa del 10 gennaio, ore Sì. 18:30, vecchi di un mese. Li andiamo a vedere? Sì, allora lui ha fatto vedere questa cosa anche un po' insolita, un po' umoristica, molto, molto americana, insomma, molto da convention, da venditore, insomma. Ha tirato su questo foglio con stampato questo grafico dove riguarda i dati delle terapie intensive. Purtroppo però ha tirato su un foglio con dei dati vecchi. Cioè, e si vede bene, adesso io ve l'ho ingrandita la scritta, i dati sono quelli di novembre, dal 12 di novembre al 12 di dicembre. Tu sei al 10 di gennaio e metti un provvedimento d'urgenza grave, molto grave, perché praticamente è un TSO per tutte le persone con oltre 50 anni, e non è che puoi portare i dati vecchi, insomma. Cioè, sei perlomeno, insomma, non adeguato alla situazione. Però la cosa più curiosa ve l'ho ingrandita, è il grafico, insomma. Il Sì. grafico è decisamente bizzarro, insomma. Molti fanno così, devo dire che purtroppo è un modo di fare per maltrattare i dati, insomma. Cioè quello di prendere un dettaglio, Sì. quando si studia un fenomeno, se uno vuole capire veramente, insomma, deve individuare quali sono le cose importanti da quelle che non sono importanti, o comunque che sono secondarie. E con l'indicatore principale, si dice, segui l'indicatore principale se vuoi capire quello che sta avvenendo in quel determinato campo. Allora, lui ha centrato con questo grafico molto curioso di questo omone in rosso e tanti omini piccolini in blu sulle terapie intensive. Noi stiamo parlando Questo di un omone in rosso trattamento. se era presente i non vaccinati, visto che stavamo parlando di questo. Sì, della quota di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva. Però Ok, certo. è una quota, insomma, un indice calcolato su 100.000 abitanti. Noi però, insomma, si fa così, insomma. Prima di andare a vedere gli indicatori calcolati rispetto a una cosa e all'altra, è meglio dare un occhio ai numeri assoluti, cioè vogliamo vedere le quantità, cioè quanta roba c'è nel cesto, in un cesto e nell'altro. Dopodiché facciamo tutte queste cose un po' sofisticate di analisi statistica, costruendo gli indicatori in rapporto a questo, a quell'altro, insomma, tutte cose validissime. Però prima guardiamo i cesti, gli diamo un occhio per bene e dopodiché valutiamo se quello è veramente l'indicatore giusto. Cioè, se lui ha preso veramente quello che ci fa capire cosa sta avvenendo, oppure ne ha preso uno pro domo sua, insomma, cosa lecita, insomma, tanti fanno così, insomma, prendono quello che Però gli fa bisogna comodo. specificarlo, tu dici, no? Bisogna spiegare Certo, qual è l'indicatore di ma riferimento. il nostro mestiere è quello di farne pulci a questi signori, insomma, se no cosa ci stiamo a fare? Cioè,
Altrimenti facciamo che chiudere bottega e crediamo a tutto quello che viene detto. Ecco, però quindi il risultato è quello che io poi ho messo con il punto interrogativo in sovrimpressione, che così facendo, se noi ci basiamo su indicatori sbagliati, poi emergono anche dei dati, magari non dei dati, ma delle situazioni che possono essere sbagliate. Cioè, perché se io mi siedo davanti alla televisione, ascolto una conferenza stampa con tutti i dubbi che posso avere, ma perché il dubbio è lecito e non è che quando si ascolta una persona si prende per oro colato quello che dice, ma insomma, se mi vengono esposti dei dati, io do per scontato che siano quelli reali. Non so, allora, ok, ci sono tanti modi per, cioè, si può dire sempre la verità, però in quel momento quella piccola verità è solo un dettaglio ininfluente, si cerca di capire dove sta andando la barca. Se in quel momento si cerca di capire dove sta andando la barca, dove ha messo una cima il mozzo di bordo, interessa sì e no, insomma. Allora, voglio dire, se in questo momento tu emetti dei provvedimenti restrittivi della libertà perché dici che c'è un fenomeno esorbitante in corso e segnali qual è anche l'indicatore che hai scelto, l'indicatore che hai scelto sono le terapie intensive. Va bene, io ti vengo dietro, vengo a vedere cosa tu dici veramente. Allora, mi stai dicendo che l'hai fatto per le terapie intensive. Benissimo. Allora ho portato, sapete che ci sono, c'è un gruppo di indicatori che il governo ha costruito per prendere le decisioni e sono quelli che servono per mettere in giallo, in rosso, in bianco le regioni. Ecco, questo gruppo di indicatori vengono messi ogni settimana e fanno da base per i provvedimenti che il Ministro della Salute prende per mandare in bianco, in giallo o in le varie in regioni, rosso. Sì. Ecco. Anche se allora, si sta parlando di non fare più ste robe qua dei colori, insomma. Allora, se andiamo a vedere quello che era stato emesso dal CTS, cioè questi indicatori, e in particolare gli indicatori, e la pagina dopo, dell'occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche, cioè dei posti letto in area medica e in terapia intensiva, vediamo che i dati sono, insomma, è difficile pensare che siano dati allarmanti. Cioè siamo, se vedete l'ultima colonna a destra, percentuale di occupazione dei posti letti in terapia intensiva da pazienti Covid, siamo al 15, al 3, al 17, al 9, al 17, al 19, c'è qualche regione che è al 20, le Marche sono al 20, il Molise è al 5, cioè, non mi sembra che siano dati allarmanti. Poi l'occupazione anche di tutti i posti, la percentuale di occupazione dei posti letti in area medica anche è qualcosina in più, il 24, il 19%, non siamo all'80%. No, ok, dobbiamo tenere però presente una cosa, dimmi se sto dicendo una cosa sbagliata, Daniele. Quando parliamo del livello di occupazione, della percentuale di occupazione delle terapie intensive, ovviamente qui sono dati solo Covid, però ci sono tante altre patologie. Cioè, ci mancherebbe altro se noi parliamo. No, questo per dire, perché questa cosa secondo me spesso magari si confonde. È ovvio che se diciamo ci sono le terapie intensive piene per il 10%, invento. Vabbè, ma non è che poi il 90% è libero, cioè magari il 90% occupato da altre patologie, quindi bisogna stare attenti a far sì che la percentuale di terapie intensive occupate dai malati Covid non salga ulteriormente, perché altrimenti cosa succede? Si dà precedenza, sappiamo, no? Perché poi le cose vanno dette come stanno, si dà precedenza ai malati Covid e i malati di altre patologie vengono lasciati un po' alla sperindio e questo non va bene, insomma, quindi bisogna dosare un po' le due cose. Sì, ma loro emettono questo, non è che l'ho fatto io, l'hanno fatto no, loro. No, certo, c'è, ma assolutamente, infatti. Quant'è la percentuale di occupazione delle idee? Siamo alla media. Certo. Se vai a vedere il grafico dopo. Sì, vediamolo subito. Occupazione dei posti letto attivi e attivabili di terapia intensiva il giorno in cui è stato emesso, il giorno dopo, cioè il giorno dell'Epifania, siamo in media. Quel giorno lì al 15,4% e venivamo da una settimana che era precedente, che era il 12,9%, c'è un incremento, siamo anche a dicembre-gennaio, insomma, sembra abbastanza normale. Non siamo in fasce dove c'è un allarme rosso da... No, quello no sicuramente, quello almeno si vede dalle percentuali, insomma. Che poi dopo negli ospedali ci sia un problema grosso per il personale sanitario,
che risulta positivo, questo è quello che dicevamo già la volta scorsa, è il cane che si morde la coda, insomma. Cioè tu fai una serie di provvedimenti, butti fuori le persone perché hai preso quel provvedimento e dopo ti ritrovi senza personale e in più hai tutto quell'ambaradan in cui metti uno in quarantena, l'altro in quarantena e certo dopo un po' ti ritrovi che la struttura è mezza vuota, insomma. Ma Vabbè, a ecco, parte questo, sì, a parte dobbiamo come al solito arrivare a chiudere. conclusione, però poi, come sai, Daniele, Ecco, ci torniamo, in perfetto, altre allora ti faccio puntate. vedere. Sì. Il bollettino dell'Istituto Superiore della Sanità, che è Sì. stato emesso proprio nelle settimane prima e in quel giorno lì, insomma, noi lì sopra seguiamo e ho messo le varie tabelle. Allora, seguiamo di queste tabelle, riguarda la popolazione che è vaccinata, la popolazione che fa varie categorie. Popolazione che non è vaccinata, popolazione che è vaccinata in modo incompleto, quella che è entro i 6 mesi, che ha fatto le 2 dosi, oltre i 6 mesi e quella che ha fatto il booster. Benissimo, quindi 3. Allora, noi seguiamo quanti sono i positivi tra questi gruppi di popolazione e vediamo qual è l'effetto della vaccinazione, perché ci hanno detto che la vaccinazione, almeno così ci hanno detto all'inizio, che la vaccinazione avrebbe immunizzato la popolazione. E qua troviamo, in effetti, qua quando ci siamo visti a fine novembre, il rapporto era questo. Tra i positivi, tra i non vaccinati, erano 62.000 e invece tra i vaccinati 102.000. Cioè c'era 62.000 positivi tra i non vaccinati e 102.000 tra i vaccinati. Quindi già lì avevamo questa indicazione. Il rapporto è quasi il doppio tra i vaccinati, quasi. Sì. Andando avanti, vi riporto le altre tabelle. Un mese dopo, cosa succede? Le vaccinazioni vanno avanti, però i positivi esplodono e si passa 170.000 tra i non vaccinati e 400.000 tra i vaccinati. E Ok. lì c'è anche il rapporto tra l'uno e l'altro. Si vede che è sostanzialmente quelli oltre i 120 giorni. Vuol dire che decade l'effetto dei vaccini ed è per questo che hanno spinto per la terza dose, perché il vaccino diventa inefficace e questi sono soggetti a diventare positivi, quindi a essere dei portatori, quindi come se non avessero fatto nulla. E allora hanno bisogno della terza dose. E così andiamo avanti a vedere i dati, vediamo che cosa succede. Sì, Questo poi ti era. chiedo di arrivare a Sì. conclusione lasciando in Arrivo sospeso il subito a tema, conclusione. certo, per Arrivo poi subito. riprenderlo. Grazie. Allora, il giorno del decreto legge è Sì? stato emesso un altro bollettino e vediamo che effettivamente è successo qualche cosa. È successo qualche cosa che il ministro non ha voluto evidenziare, però è talmente grosso che è difficile nasconderlo, insomma. È successo che è esploso la quantità di positivi tra i vaccinati. Sono re realmente esplosi, sono passati a 857.000 positivi tra i vaccinati. E Ok. anche quelli non vaccinati hanno avuto un incremento, sono raddoppiati, sono passati a 251.000. Ma i positivi tra i vaccinati sono una quantità enorme. E vediamo cosa è successo la settimana dopo. Sì. La settimana dopo, vediamo che purtroppo, e questo è il problema grave che ci troviamo davanti, purtroppo questa esplosione è diventata una cosa enorme, ma enorme veramente. Siamo arrivati a 1.588.000 positivi tra i vaccinati, mentre invece tra i non vaccinati sono 395.000. Quindi Draghi è stato indotto a fare un errore grossolano, probabilmente dal suo ministro, facendo quell'affermazione. Un'affermazione che non ha nessuna conferma dai dati che gli organi tecnici del ministero hanno predisposto, perché non sono dati miei. Questo è il problema grosso. Cosa facciamo adesso? Perché si vede che sì, per un po' ha tamponato il booster, cioè la terza dose.
ma esplode lo stesso. E se va avanti così, Beh, se... però sulla terza dose non siamo ancora proprio così avanti, eh? Cioè, nel senso non è che tutti siamo vaccinati con tre dosi, Daniele, quindi in ogni caso No, però forse è per capire. temporaneo, cioè quello che si è capito bene da questi dati, seguendoli nel corso di 40 giorni, è che gli effetti sono assolutamente temporanei e la decadenza degli effetti positivi è molto Però è rapida. anche vero che si dice, poi io dico si dice, alzo le mani, attendiamo, perché sicuramente non sono io una virologa, che con Omicron raggiungeremo presto quella immunità di gregge che dovrebbe poi tamponare gli effetti che finora abbiamo visto sul Covid. Quindi diciamo che dovrebbe esserci anche una, cioè molti stanno dicendo ci stiamo avviando verso la fine, poi la fine io finché non c'è non la decreto, voglio dire, come nessuno di noi. Però diciamo che vaccinazione, complice il fatto che la diffusione è così effettivamente forte, dovrebbe immunizzare un po' di più tutta la popolazione. Daniele, io ti devo salutare. Assolutamente Ecco. no, è questo il punto. Ecco Quello che che. si dimostra con questi dati è che questo assunto è chiaramente falso. Chiaramente falso. E il problema sarà: cosa facciamo adesso Ecco, cosa con facciamo una serie adesso? di provvedimenti che sono non giustificati dai dati e con una situazione che non era stata prevista, in cui abbiamo un'esplosione di positivi tra i vaccinati. Allora, questa gente che si è vaccinata se la prende con il governo? Perché adesso buona parte sono dentro lì, sono dentro tra i vaccinati. Il problema sono i vaccinati che sono positivi. Ok, Cosa allora, ecco, facciamo? lasciamo in sospeso la domanda, Daniele, ci risentiamo in una delle prossime puntate, va Sì, bene? perché una soluzione bisognerà Una trovarla, eh. soluzione bisogna trovarla e devono trovarla, ovviamente. Beh, infatti già c'è stata un po' la resa di Roberto Speranza anche per quanto riguarda il report che viene fatto, lo abbiamo sentito proprio in questi giorni. Allora, grazie per gli spunti di riflessione basati su Prego. dati, come hai detto tu, non sono tuoi questi dati, ma li hai reperiti. Sono i bollettini sono tabelle tratte dai bollettini dell'Istituto Superiore della Sanità Ok. che ogni settimana La emette fonte è quella, se l'Organizzazione sono Mondiale della loro. Sanità. No, 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 però bisogna No, dirlo, non è che. l'Istituto Superiore. No, lasciamo stare L'istituto, l'OMS. scusami, hai ragione. Lasciamolo stare quello Ho perché sbagliato io. L'Istituto l'OMS. Superiore della Sanità, assolutamente. Sì, è una cosa seria, sì. Insomma, non è Daniele Comero che si è svegliato stamattina e ha formulato questi dati. Va bene, questo per citare la fonte, Certo. assolutamente autorevole. Grazie Daniele, a presto Prego. e ci sentiamo presto sulle fonti TV.